Comune di Roseto degli Abruzzi ha annunciato che entro il 18 febbraio partiranno i bandi di concorso di idee per dotare l'ente di progetti per ristrutturare l'Arena Quattro Palme, riqualificare il mercato coperto e completare il pontile. Su questo fronte l'amministrazione costiera ha messo in bilancio circa 95.000 euro per finanziare queste progettazioni essenziali per poter intercettare fondi legati al PNRR. La logica di proseguire nel mettere a terra i tanti finanziamenti PNRR intercettati dalla nostra amministrazione, siamo pronti per pubblicare il bando, il concorso di idee dei tre progettazioni per i quali poi verrà richiesta appunto il finanziamento da fondi nazionali o di altre fonti di finanziamento, appunto su tre opere strategiche per la nostra città: il mercato coperto, il pontile, il restyling del pontile e l'Arena Quattro Palme, il tempio dello sport, il fulcro della nostra città. L'obiettivo è quello di ampliare le idee per la riqualificazione e il rilancio di queste tre strutture definite essenziali per lo sviluppo della città. Abbiamo già presentato, preparato i tre capitolati, i tre disciplinari di gara, e sarà sicuramente un modo per mettere in rete le migliori intelligenze, le migliori capacità di tecnici, architetti, ingegneri, coloro che vorranno condividere la loro creatività per rendere Roseto quella città attraente e attrattiva che sappiamo tutti essere il nostro obiettivo.